Buongiorno, sono l'avvocato Simone Aliprandi, mi occupo di consulenza e formazione in ambito proprietà intellettuale, privacy e in generale diritto delle nuove tecnologie e mi è stato chiesto di fornire qualche indicazione via video, qualche informazione specifica in materia di didattica a distanza, didattica online. Quarto suggerimento che mi sento di dare è quello relativo all'utilizzo delle licenze Creative Commons, l'abbiamo già vagamente accennato. Le licenze Creative Commons sono uno strumento molto potente, molto innovativo, interessante per poter liberare contenuti creativi, quindi anche quelli a uso didattico. Ovvio che c'è dietro un aspetto anche etico, di scelta, diciamo, di approccio da parte del creatore, del titolare dei diritti, no? Cioè un autore che crea un'opera, che quindi può essere un'opera letteraria, un'opera fotografica, un'opera cinematografica o musicale, e la rilascia con una licenza Creative Commons, sta ovviamente rinunciando ad una serie di possibilità di controllare gli utilizzi di questa opera attraverso le licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono, al contrario purtroppo di quello che alcuni pensano, non sono degli strumenti per tutelare di più il proprio diritto d'autore, per controllarlo di più, ma in realtà per liberare alcuni utilizzi della propria opera. E quindi rinunciare ad alcune prerogative che il diritto d'autore normalmente attribuisce agli autori in virtù di una maggiore libertà e una maggiore visibilità della propria opera. Questo è il vero senso delle licenze Creative Commons. Quindi nell'ambito della didattica, i vari docenti, gli autori che realizzano contenuti didattici, le cosiddette risorse educative, possono far diventare queste risorse educative, possono trasformarle in risorse educative aperte, Open Educational Resources, come si dice molto in inglese, OER, no? L'acronimo. Ecco, le licenze Creative Commons quindi fanno esattamente quello, permettono di far diventare open delle risorse educative che normalmente nascerebbero closed, perché abbiamo detto che il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera, quindi gli autori, i creatori di risorse educative, di risorse didattiche, che vogliono consentire il libero utilizzo dei loro contenuti, delle loro opere, lo possono fare applicando una di queste licenze. E quindi questo crea poi un ecosistema di contenuti che possono essere liberamente utilizzati da altri docenti, e a loro volta questi potranno, a seconda del tipo di licenza utilizzata dall'autore originario, rilasciare anche opere derivate e quindi a cascata poi trasmettere queste libertà ad altri creatori, ad altri docenti che fanno più o meno lo stesso lavoro. È un discorso di punto di scelta di campo, di scelta di approccio, cioè c'è l'autore che preferisce avere tutto il controllo e vietare qualsiasi utilizzo delle sue opere, c'è l'autore che invece ha piacere che i suoi colleghi, i suoi pari, così li possiamo chiamare, prendano i suoi spunti creativi e li riutilizzino, li facciano magari fruttare e facciano diventare qualcosa di ancora più bello, di ancora più ricco e approfondito, no? Quindi su quello non entro, nel senso la scelta, io sono un grande utilizzatore di opere, scusate, di licenze Creative Commons sulle mie opere, gli stessi video, questo video che state vedendo è sotto licenza Creative Commons, le slide che vi mostro sono sotto licenza Creative Commons, i miei libri sono sotto licenza Creative Commons e questo mi ha portato ad una visibilità maggiore, io sono contento di questa scelta. Ci sono altri autori che invece questa cosa non la vogliono fare, non ci vogliono nemmeno sentire, non gliela puoi neanche spiegare, è una questione di scelta, però nell'ambito didattico io vi invito a rifletterci molto perché è un peccato perdere questa opportunità, soprattutto quando siete l'attività creativa che state facendo è, come dire, già parte del vostro stipendio, cioè siete già stati finanziati, pagati per creare questi contenuti e quindi non avete interesse davvero a commercializzarli, a farne, che ne so, a fare un accordo con una casa editrice, con una casa di produzione per poi avere i cosiddetti diritti d'autore proventi da diritto d'autore in senso classico, però ripeto, non entro in questa scelta, ognuno è libero di fare ciò che crede. Considerate che appunto più docenti, più soggetti utilizzano le licenze Creative Commons e più diciamo, circoleranno sempre più appunto opere liberamente utilizzabili, quindi questo andrà a vantaggio di tutta la comunità di docenti, quindi sia di utilizzatori in senso attivo, cioè di docenti che utilizzano i contenuti per fare lezione, ma anche dei discenti, degli alunni che possono poi scaricare più liberamente e riutilizzare più liberamente i contenuti. Le licenze Creative Commons, giusto per farvi capire, sono quelle che trovate spiegate in questa slide, vedete che sono 6 più una in realtà, nel senso che la prima indica una situazione di pubblico dominio, il CC0.
E quindi con quella, diciamo, è molto, non è neanche davvero una licenza, è una rinuncia ai propri diritti d'autore, quindi è una scelta molto più radicale. Diversamente, invece, dalla seconda, quindi dall'attribution in giù, abbiamo proprio le sei licenze Creative Commons. Come vedete, hanno ognuna un simbolino che indica un po' le caratteristiche, le clausole che l'autore ha scelto di applicare all'utilizzo della sua opera. Sono l'attribution, attribution share alike, attribution no derivatives, e poi si aggiunge il non commercial per distinguere appunto, per dare la possibilità solo di utilizzi non commerciali, no? Quindi avrete capito che la prima è la più libera, cioè nella prima l'autore ci chiede solamente di essere riconosciuto come autore, ma sostanzialmente ci sta dando un via libera completo e molto ampio sull'utilizzo della sua opera. Poi man mano che si scende si aggiungono restrizioni e quindi diciamo, arrivando all'ultima, vedete, ha due clausole negative, quindi l'autore ci ha dato delle libertà, però ci ha anche ristretto molto queste libertà con due clausole negative. Anche lì questione di scelta anche etica e di approccio. Considerate che nella definizione di open, nella più, diciamo, più accettata a livello mondiale, definizione di contenuto open, solamente le prime due licenze, cioè l'attribution e l'attribution share alike, rispecchiano e rispettano il concetto di open in senso pieno. Le altre sono, diciamo, un open con l'asterisco di fianco, diciamo, perché nel momento in cui io chiedo di non fare opere derivate o di non fare usi commerciali, sto limitando molto gli utilizzatori. Ripeto, le licenze Creative Commons sono uno strumento, permettono di fare open educational resources, cioè di trasformare delle risorse educative in risorse educative aperte, e sta poi a voi scegliere se utilizzarle e come utilizzarle. Grazie.